ragazzi, come va? Io sono Fereniki. E io sono Steph. E questo è Giochi Matabs. E siamo tornati su Totally Accurate Battle Simulator. Non me lo ricorderò mai, non so neanche se l'ho detto giusto. Prontissimi a fare nuove battaglie. Esattamente, il primo episodio vi è piaciuto abbastanza, quindi siamo soddisfatti perché questo gioco ci diverte molto, quindi ci tenevamo a riportarlo nel canale. Quindi speriamo che vi piacerà anche questo video. Nel caso lasciate tanti likes. Ed iniziamo. Ho un po' di cose in mente oggi. Adesso io ti voglio raccontare la storia. Una storia. Ok. Era al tempo dei cavalieri. Ok. Ed era la storia di Romeo. La conosci Romeo? Qua c'entrano i cavalieri? Ascoltami. Ok. Romeo è lui. Quindi ti faccio vedere un attimino. Questo è Romeo. Ok. Ma Romeo non ha una spada. Sì, perché eravamo dai su. Doveva combattere. Doveva arrivare dalla sua amata Giulietta. E questo è Romeo. Come stai un po' confondendo i periodi? Però no, va bene, no, mi interessa sta storia. Vai, continua. Non ne ho moderni, che ce posso fare? Scusami, non lo so. È tutto da battaglia. Cosa gli diamo? Un fucile? Lasciami nel medioevo, boh. Certo. Comunque, lui è Romeo. Ok. Il suo obiettivo è arrivare qua. E qui c'è Giulietta. Non la metto perché altrimenti poi si ammazzano. E non è il caso. Quindi, vabbè, l'obiettivo così, insomma, di Romeo è riuscire a passare. Ok, però indovina chi c'è per bloccare che Romeo riesca ad arrivare a Giulietta? I vichinghi. I vichinghi, perché mi sembra... Oggi ti sei svegliato fissato con i vichinghi. Esatto. Sai perché? Perché è ripresa la nuova stagione di Vikings, quindi siamo proprio a tema e stiamo aspettando il nuovo episodio di poterlo guardare. E quindi tutto a tema vichinghi perché non vediamo l'ora. Esatto, vedi, praticamente tra Romeo e Giulietta c'erano questi vichinghi, capito? Ok. Quindi Romeo ha bisogno di una scorta per riuscire ad arrivare a Giulietta. La sua scorta è fatta di arcieri. Ok. Proprio quelli smirati, non so se te li ricordi dallo scorso episodio. Purtroppo sì, non me li sono dimenticata, mi hanno deluso tanto. Meno male. L'obiettivo... Se li metti dritti si sparano in testa questi, io te lo dico. Dici che si autocecchinano? Sì, perché sono un po' tonti. Potrebbe essere. L'obiettivo... Non metterli dietro che mi sparano Romeo però. Ovviamente l'obiettivo è riuscire a tenere in vita Romeo. Se Romeo rimane in vita riesce ad arrivare da Giulietta. Se Romeo non rimane in vita i vichinghi hanno bloccato la storia bellissima tra Romeo e Giulietta. Esatto. Perfetto. Sei pronta? Vai, sì. È proprio una storia toccante. Allora fateci vedere arcieri se siete migliorati nel frattempo. Eh sì. Guarda Romeo. Vai Romeo. Ha distrutto un arciere. Dice lasciatemi Giulietta. Romeo. Romeo. L'hai visto cosa ha fatto? Ha buttato giù un arciere. Guarda, quell'arciere l'ha fatto fuori Romeo. Cioè, ti rendi conto? Secondo me anche lui era arrabbiato perché ha detto ma che guardia del corpo c'ho? Ma che servono sti cosi? Allora io direi di mettergli una guardia un po' migliore. Non pensi? Magari qualcosa che sia leggermente più efficace. Arrivano ad aiutare Romeo i greci. Ok. Sono d'accordo, sono d'accordo. Allora, fammi togliere questi inutili arcieri che abbiamo capito che non servono a nulla e facciamo arrivare alla carica i greci che si sono affezionati a questa storia di Romeo e Giulietta e hanno deciso che vogliono dare una mano con ovviamente i loro fantastici scudi davvero fenomenali. Ok? Quindi questa qua è la linea dei greci che vuole difendere a tutti i costi Romeo e Giulietta e siamo pronti. Ok. Come andrà a finire non si sa. Scusi, tutto a posto? Lascialo lì. Sei svegliato storto oggi, non aveva voglia di venire qua. Lui l'hanno costretto, vedi. Gli altri l'hanno fatto con piacere. Ma che me frega di Romeo e Giulietta? Ma fatemi dormire. Attenzione, riusciranno a difendere Romeo? Oppure Romeo non ce la potrà proprio fare con Giulietta? Ma i vichinghi. No, i vichinghi. I vichinghi però ragazzi non fanno. Però Romeo è ancora vivo. Ok, no. I vichinghi sono proprio una cosa scandalosa. Cioè neanche uno ne hanno ucciso secondo me. Ai greci scudo più ai greci si uniscono i ninja che anche loro. No ma questi li ammazzano e mettili in qualche altro tipo di formazione. Ma come faccio? Perché hanno bisogno dello scudo a difendere. Allora metti tipo i samurai con le spade. No, perché voglio che... Allora mettili, arrangiati. Vediamo cosa succede. Vediamo che comunque succede. Anche i ninja si sono affezionati a questa storia di Romeo e Giulietta e sono venuti a dare una mano. Questa storia di Romeo e Giulietta sfida le leggi dello spazio e del tempo, capito? È una cosa incredibile. Ammettilo però che è vincente. Molto. Non sei curiosa di vedere come va a finire? Farei un telefilm sinceramente. Sarebbe è quello perfetto. Che stiamo facendo. Faremmo un sacco di soldi, ti dico la verità. Tipo adesso fra un pochettino inizieranno a comparire altri personaggi con le migliori produzioni del cinema, giusto? Vai. Tipo lui è Guglielmo che vuole dare una mano a Romeo però non gli sta molto simpatica Giulietta. Ok? Quindi dice: guarda, sono tuo amico, quindi io ti do una mano. Però perché lì davanti? Se devo essere sincero, perché vuole dare calci in faccia ai vichinghi. Lui dà calci. Guarda, guarda come adesso va dritto per dritto e dice: a me sti vichinghi non mi piacciono, vedo un calcio. Ma neanche le ha dato il calcio, una vergogna. Ma ti sembra? No, i vichinghi sono imbattibili. Romeo è ancora vivo però. Romeo è lì che combatte valorosamente e muore. E muore. Vabbè, ripeto, tanto ninja, greci. Muore in ogni caso Romeo, poveraccio, quindi qualunque cosa arrivi non ce la si fa. C'è un problema di fondo. Quindi chi manca, scusami? Manca soltanto una persona in appello. Trump. Napoleone col cavallo bianco si è accorto che dice: ma io volevo andare più nei tempi moderni. Trump e Hillary, dai, appoggiano la causa di Romeo. Allora, o Trump o Hillary? No, tutti e due. È così. No, perché i vichinghi sono in netto vantaggio, quindi vabbè, ma così proprio un Trump e una Hillary, dai. Ma è troppo. Guarda che potenza che hanno. Come ecco, fai? Ecco, ecco. Ma cioè vincono uguale, hai capito quello che ti voglio dire? Ma Trump è vivo. Oh! Ma no, non è uscita fuori sta cosa? Oh, l'ho capita adesso. E anche Napoleone col suo cavallo bianco si è emozionato alla storia d'amore tra di loro e ha deciso di portare qualche suo uomo. Dai che ce la potete fare. Sparate però, eh. Ok, però noi ovviamente dobbiamo seguire Romeo. Sì, ma noi dobbiamo seguire Romeo. Dov'è Romeo? È qua, è qua, è qua. È l'unico con la spada. Romeo? No, dov'è? Romeo? Romeo? È già svenuto, cioè è una persona inutile, Romeo. Hanno vinto però. Ma senza Romeo. Hanno vinto, però Romeo non ha vinto. Hanno vinto gli altri al posto di Romeo. Vabbè. Non sono riusciti a difendere Romeo. E quindi Giulietta riuscirà a raggiungere il Napoleone. Giulietta secondo me alla fine di questa storia si innamorerà di un vichingo. Io te lo dico. Si metterà sì. Alla fine preferirà un vichingo a Romeo, perché diciamo è più valoroso. Ma tu pensa che adesso il giochetto Giulietta può passare, arriva e si trova i soldati di Napoleone, i greci, i ninja, e fa: ma che cosa sta succedendo? E se ne va. Esatto. Se la vedrete bene, una battaglia del tempo, ovvero dei soldati del Medioevo, in questo caso credo che useremo proprio i vichinghi, contro i soldati di Napoleone, quindi i soldati con i fucili. In questo modo vedremo se la quantità può battere la qualità. Capito? Beh, sì, comunque conta che fucili, giustamente, comunque più forte rispetto a un'ascia. È una buonissima idea. Sì, sì, sì. Allora, io non ci avrei mai pensato, ad esempio. 1, 2, 3, 4, 5. Quanti ne mettiamo? Facciamo una battaglia abbastanza piccola per ora, ovvero con 10 moschettieri. Una persona con un fucile. Quante persone senza fucile può ammazzare? Facciamo una scala 1-3. È tutto pronto. Chi dai come favorito? Quelli coi fucili. Quelli coi fucili? Sì, guarda che siamo anche molto vicini. Li abbiamo messi anche molto ravvicinati. Lo so, però secondo me li fanno fuori tutti. Non lo so. Io dico che dipenderà tutto da quanto tempo ci mettono a ricaricare i colpi i moschettieri. Quindi loro. Perché se sono molto lenti a ricaricare, allora i 30 ne fanno tempo da arrivarli addosso. Quindi vediamo, vediamo come va. Vai. Andiamo. Ok, per ora stanno partendo malissimo. Ma non hanno sparato questi poveretti. Ma si sono dimenticati di come si usa un fucile. È stata la cosa più triste che io abbia mai visto. Neanche un vichingo hanno preso. Cioè, mentre quelli erano già lì che caricavano con lo scudo, quelli erano ancora così a rallenti ricaricando. Cioè, ci sono rimasta malissimo. Perché erano così lenti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Facciamo la metà, 30 contro 15. Ok, giusto per dargli un po' di... No, sinceramente dopo la prima volta mi è sembrato che non sono proprio fenomenali. Sì, perché sono proprio lentissimi, vediamo. Allora, alzano, caricano. Ce la fate? Ragazzi, ok, però poi proprio no, non ci sono proprio. È come hai detto tu, dipende tutto dal tempo di carica. Perché se infatti fossero più veloci, secondo me ce la farebbero. In quel periodo storico, dopo ogni colpo dovevi ricaricare. Quello poi ricaricavi tutta a ripetizione, capito? I fucili a ripetizione arrivavano più dopo, quindi fanno un pum, ciao ciao, pum. E 2 ore, allora i vichinghi ti hanno già preso, portato a casa e mangiato pure. Esatto, un po' così. Ok, questa battaglia è stata interessante. Allora, come possiamo renderla ancora più interessante? Voglio renderla almeno alla pari. 30 contro 20. E visto che già non era andata malissimo, secondo me ora se la possono cavare. Non lo so, perché riescono a fare solo un colpo. Il problema è quello, capito? Riescono a fare solo un colpo a questa distanza. No, assolutamente. Ma forse addirittura servono più di quelli di Napoleone che dei vichinghi. Effettivamente non sappiamo da quanto lontano iniziano loro a sparare. Esatto, quindi non lo so. Se riescono a sparare molto da lontano e quindi hanno tempo di fare più carica, secondo me può andare. Comunque è una vergogna. Sì. Cioè, perdere contro dei vichinghi che poverini. I vichinghi sono forti, però. Sì, ma possono solo correre dritti e sperare che mentre non vengono colpiti. Cioè. Vabbè, però almeno sono più veloci delle armi da fuoco. Vediamo. Vediamo se. No, vedi, per ora si stanno avvicinando. Ok, caricano. Però vedi queste... Fuoco. Ok. Fuoco. Vediamo quanto ci mettete. I vichinghi batterebbero l'esercito di Napoleone. Sì, perlomeno un esercito così lento. Vincono ufficialmente i vichinghi. Sei Napoleone avesse schierato invece che i suoi soldati semplici dei cannoni, come sarebbe andata la situazione? 3 cannoni contro 30 vichinghi. Io avrei detto 5. Con 5 secondo me ce la fanno, con 3 secondo me no. Anche perché poi bisogna dire che Napoleone non li ha proprio addestrati al meglio. No. Siamo d'accordo su questo? 3, esatto. 4, 5 così. Perché sono molto lenti, almeno così riescono a prendere un po' più tutti i lati. Cioè diamogli qualche possibilità. No. Vabbè, così sì. Così... Però si rialzano. Hai visto che si rialzano? Della serie, sembra? Chi mi ha carezzato? Ma un uccellino mi ha toccato la spalla, scusa. Guarda, sono quasi tutti vivi ancora. Vincono lo stesso. Ce la fanno? Guarda che se ce la fanno i vichinghi sono proprio i migliori. Sono fortissimi. Ce l'hanno fatta. Cioè, ma la metà si sono presi almeno 3 palle. No, questa volta li abbiamo anche messi bene. E oltretutto alla prima cannonata li hanno presi tutti e questi si sono rialzati come se non fosse stato niente. Va bene. Un vichingo a colazione si mangia palle di cannone. Figurati. Al posto dei cereali nel latte, pezzi di proiettili. No, davvero sono d'acciaio, sono fortissimi. Allora proponimi altro, dai, vediamo un pochettino. Teniamo sempre i vichinghi perché ormai mi sono innamorato. Vuoi fare i vichinghi? Allora io cambierei, no? Vediamo se subiscono il fuoco. Io direi di provare l'ultima truppa di Napoleone, poi magari si cambia. Ok, vediamo se almeno col fuoco qualcuno riusciamo a farli bruciare. Secondo me questa volta sì. Io la vedo difficile. Dai, no, secondo me difficile. Vediamo un pochettino. Forza vichinghi. Cioè, hanno vinto i vichinghi. Non so come hanno vinto i vichinghi. Credo che questi qua sono totalmente kamikaze. Quindi appena vanno sull'impatto muoiono. E probabilmente quando sono andati a kamikaze c'era ancora 1 o 2 vichinghi vivi. Esatto. E quindi hanno vinto. Comunque però questa battaglia era poco interessante. Non gli fa niente neanche il fuoco. È un vero e proprio plotone. Però se guardi ancora loro 3 costano più di questi vichinghi. Quindi non è così sbilanciato. Stiamo parlando di 7.500 a 9.000. Vado? Vai. Dai vichinghi, ce la potete fare, avete un sacco di tempo per andargli addosso. No, ce la fanno, e finalmente ce la fanno. Un po' di sacrifici, però poi ce l'hanno fatta. Loro non hanno problemi, loro sono felici quando si sacrificano. Sì, perché poi vanno nel Valhalla, quindi sono felicissimi. Esatto. 15.000 ce la faranno, cioè 15.000 di valore, però ce la faranno? Sì, no. Non lo so. 15.000 pure, super perché ivi. Il fatto è che quello viene racchiuso e non fa nulla, non viene ucciso. Lo so. Proviamo, lo dai. So. Pronti? Aiuto! Al PC che scatta, perché preparatevi. Pronti, perché 3, davvero? 2, 1. Oh mamma mia. Però l'hanno travolto malissimo. Ma dove stanno andando esattamente i vichinghi? Non lo so, non capisco, troppo scatto. Lo vedi dov'è il blu? Che tra gli scatti lì più o meno i vichinghi neanche riescono a chiapparlo, perché quello sta pure correndo stavolta, non si sa bene perché. Forse scattano talmente tanto che neanche loro riescono a piacersi bene. Esatto. Vabbè, ci prendiamo un caffè e ci continuiamo a guardare le avventure di Mr. Bob e vediamo un pochettino chi vince alla fine. Chi ha vinto? Non l'ho capito. Tu non l'hai visto? No. Indovina? Il blu. No. I vichinghi bravi, hanno vinto. Bravi. Non vi abbiamo fatto vedere nulla perché hanno vinto quando ancora era 2 fps, ragazzi. Siamo rimasti fermi tipo 4 minuti. È stata una battaglia infinita tra uno contro tipo 400 vichinghi. Però i vichinghi hanno battuto anche la magia nera. Vedi, se vi chiedete, ma c'erano i maghi al tempo i vichinghi? Forse sì, perché i vichinghi li avrebbero lo stesso battuti. Sì, poi loro comunque andavano sempre in grandi masse e distruggevano tutto. Sì. Bravissimi! Comunque, ci fermiamo così per questo video. Direi che abbiamo torturato abbastanza i consolini con questa storia davvero terribile. La sei inventata tu, quindi tu li hai torturati. Non parlare anche per me, per favore. Allora... Devi ammettere che ti stava entusiasmando. Non proprio. Che hai iniziato ad avere dell'interesse e di curiosità di vedere se finalmente Romeo e Giulietta riuscivano a congiungersi. Scrivi il libro, saresti bravissimo. Se mi dai il permesso, io lo faccio. Ok, vai, scrivilo. Ok. Fai un blog. Quindi non mi prendere in giro, lo faccio. Comunque, fateci sapere se volete altri video su questo gioco. Nel caso, proponeteci altre cose da fare, sia storielle, sia battaglie epiche da magari riprovare e vedere chi vince. Ci siamo divertiti a fare un po' entrambe le cose. Speriamo che vi sia piaciuto. E ci fermiamo così. Beh, ragazzi, se vi è piaciuto, lasciateci un like. E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerare di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao!